Cameraman, sei partito? Sono già partito da 55 secondi. Perfetto, ci troviamo sulle spiagge più belle della Liguria, e cioè? Riccione. No, invece no, siamo a Pietraligure e andremo a fare delle domande alle ragazze, specialmente sul calcio. Vediamo se sono preparate. Cosa dobbiamo fare oggi? Abbiamo detto, andiamo a fare delle domande, cerchiamo un po' di trovare qualche ragazza sulla spiaggia disponibile a prestarci la propria cultura sportiva. Quindi partiamo, una cosa importante però, se superiamo i 3000 mi piace, cameraman, promettiamo che lo faremo anche in discoteca. Però lo faremo e intervisteremo gli ubriachi. Perfetto. Innanzitutto, con chi siamo oggi? Come ti chiami? Sara. Iorina. Come? Iorina. Ok, già non mi ricordo. Come ti chiami? Francesca. Di dove sei? Provincia di Torino. Ah, Torino, allora come i cameraman, quindi giochiamo in casa, diciamo. Ciao. Come ti chiami? Valentina. Ciao Valentina. Sei di qua, sei turista di Asti? Ok, allora, che squadra tifi? Privilegio per il Cagliari. Ma come il Cagliari? Come il Cagliari? Padre di Cagliari, quindi privilegio per il Cagliari. Mi hai bruciato tutte le domande praticamente. Allora, vabbè, mi invento qualcosa. Ah, vabbè, questo è facile, dai. No, ma io non so niente. Proprio zero? Vabbè, ma questa è, cioè, non puoi non saperla. Come si chiama lo stadio del Cagliari? I don't know. Ma come no? Mi spiace, non lo so. È un santo, ti dico solo questo. San Michele, no. L'hai sentito sicuro, dai. Il presidente, come si chiama? Quello famoso. Non lo so. Che è andato anche in carcere. Mi spiace, non lo so. Niente, vabbè, abbiamo trovato la cagliaritana in Liguria, che non è per qua. Va bene, grazie lo stesso, ciao. Allora, vi faccio una domanda proprio semplice. Intanto, guardate il calcio, siete tifose? Sì, dai. Sì. Sì. Ok, vai, che squadra tifi? Milan. Minchia, milanisteo. Vabbè, io sono interista, a parte questo, no? Allora, visto che siete super tifose, saprete sicuramente in che anno è stato fondato il Milan. 1976? Secondo me 1929, non so. 1899. Grazie ai consigli del cameraman sono riuscito. Però scusa, nel 1976, cioè, aveva già vinto 2-3 Champions, un po' di scudetti, vabbè, comunque. Vabbè, pensavo fosse molto giovane. Allora, visto che sei Torino, immagino che potrai tifare per due squadre, no? O uno o l'altra, quindi? Juve. Vabbè. Noemi. Ciao Noemi, di dove sei? Savona. Vabbè, gioca in casa. Allora, che squadra tifi? Parlo di calcio, A me non piace il calcio. Ah, ti farai qualcosa, simpatia. Vabbè, come i miei parenti, Milan. Milan, ok. Allora, ti faccio una domanda sul Milan proprio semplice. Non la so tanto. Facilissima. Allora, quante Champions ha vinto nella sua storia? Si vantano solo per quello, in pratica, non puoi non saperlo. Non lo so. Spara. Dimmi da un numero all'altro. Inizio. Da 4 a 10. 8. Puoi riprovare, vai. 9. 10. No, era 7, fa niente. Ditemi più giù. Vabbè, se no ti do la risposta. Ti faccio una domanda proprio semplicissima. Quante Champions ha vinto la Juve nella sua storia? Senza suggerimenti. 2. No. È giusto, cameraman? È giusto. E visto che siamo in tema, quanti finali ha perso? 7, 8. 7 o 8? 7? Oh, brava la ragazza, brava, oh, una delle più preparate, complimenti. Niente, allora, cioè, non posso neanche prenderla per il culo praticamente. Non so se hai visto qualche partita quest'anno, neanche il derby, non sai neanche quanto è finito. No, so che ci sono dei casini che stanno comprando dei giocatori, ma non so. Vabbè, facciamo una domanda su... Non so i giocatori tanto quanto. Qual è il giocatore più forte che ha preso e che ha strappato alla Juventus nel mercato di adesso? Che ne so io, non ho idea. Niente. C'è un suggerimento dal cameraman. Non capisce niente. Con la B. Bonucci. Come? Bonucci. Brava, giusto. Va bene, abbiamo trovato una ragazza super preparata che ringraziamo. Ciao Noemi. Ciao. Come ti chiami? Federica. Valentina. Ciao. Di dove siete? Novara, Brescia. Ok.
Come ti chiami? Francesca. Ciao Francesca, di dove sei? Di Milano. Ah, io sono di Monza invece. Chiede. Allora, con chi siamo oggi? Aurora. Eleonora. Ciao. Allora, di dove siete? Mondovì. Dove? Mondovì. E dov'è? In Piemonte. Scusami se non lo sapevo. Provincia di Cuneo, Mondovì. Ah, sono entrambi di Mondovì, conoscete voi? Che squadra ti fate? Calcio, Inter. Brava. E Juve. Inter e Juve. Vabbè, però un Inter che l'abbiamo trovato. Allora, faccio una domanda che non puoi non sapere. Segui il calcio bene? No, no, no. Niente proprio. Vabbè, ti dico questa qua, almeno il derby l'avrai visto, spero. Neanche. Non l'ha visto il derby, vabbè. Allora, ti chiedo soltanto questa cosa. Chi è che ha fatto gol all'ultimo minuto? Quanti Champions ha vinto l'Inter? Non lo so. L'ultima in che anno? Non lo so. L'anno del triplete, non puoi non saperlo. 2010. Suggerimento qua. E invece la Juve quante... quante ne ha vinte la Juve? Non seguo il calcio. Ma allora cosa ti fate a fare? Se... neanche con niente. Niente, neanche con i suggerimenti. Allora vi salutiamo e grazie per questi interventi veramente ricchi di sapere. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, spero che, visto la tua provenienza, il tifo della squadra di calcio... Inter. Veramente? Sì. Brava, come noi. Anche il cameraman. Meno male. Allora, però, ti devo fare una domanda veramente semplicissima sull'Inter. Segui veramente il calcio? Allora, prima un pochino... Però non va bene il microfono. No, vai tranquillo. Alzalo un attimo. Prima andava molto... Lo seguivo molto di più, adesso un po' meno. Vabbè, comunque, ti faccio una domanda semplice. In che anno abbiamo vinto il triplete? Vabbè, il triplete? Non puoi suggerirlo. Non posso dare soluzioni. Cioè, un anno, cioè, abbiamo vinto tutto. Almeno quello devi ricordartelo. Non mi ricordo, lo posso inventare se vuoi. 2008, 2008. Quasi. Il camera dà dei consigli. Vediamo se riesce a capire il linguaggio dei segni. 2013. In realtà, no, 2010, però. No, hai detto 13. Sì, ha detto 13. Vabbè, comunque, in ogni caso. Non lo sapevi, diciamo. E invece la ragazza che non ti fa niente, gli possiamo chiedere di spiegarci la regola del fuorigioco. Oddio, il fuorigioco? Quando il calciatore in questione tira la palla fuori dall'area di gioco? No. Vediamo se la ragazza juventina sa aiutare. No, non lo so. Come ti chiami? Gaia. Sara. Ok, ciao. Innanzitutto, di dove siete? Varese. Milano. Milano dove? Zona Bisceglie. Siamo lontani. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Alessandra. Ciao Alessandra. Di dove sei? Di Milano. Dove? Melzo. Io sono di Brugherio. Ciao. 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 Come vi chiamate? Vivian. Sara. Sara. Vivian e Sara. Allora, subito. Che squadra ti fate? Non tifo. Anch'io. Ma che cosa gli chiedo? Che squadra ti fate? Juve. Nessuna. Ma se non ti fanno mai. Vabbè, lei va in supporto, diciamo, alla ragazza juventina. Però non seguo, cioè, proprio per ti fare. Ma saprai cosa? Qualcosa? Una minima cosa. Vabbè. Che è il giocatore che avete strappato al Napoli, che avete pagato 94 milioni. Non puoi saperlo. Cioè. Forse lo so. Dovrei saperlo, però non mi ricordo. Non lo so. Ma neanche un giocatore conoscete? Dybala. Dybala? Non giocava al Napoli. Beh, siamo anche vicini. Allora, che squadra tifi? Juve, Juventus. Come Juventus? Se di Milano aspettavo un Inter, un mio invece no. Vabbè, comunque, visto che sei juventina, cosa possiamo chiedere? Per esempio, dimmi almeno tre giocatori italiani della Juve. Marchisio, Chiellini e... Chi che para? Buffon. È preparata, è preparata. Dai, l'allenatore della Juventus. Era Allegri, adesso non lo so. Dove è andato? Allegri. Dove è andato? Magari è cambiato, non lo so. Confermi? Sì, sì. Brava, lo sapeva, dai. Facciamo l'ultimissima. Tra i giocatori invece stranieri, qual è più difficile? Dybala, Higuain e l'ultimo. Vai, hai tempo, tranquillo.
Suggerimenti del cameraman, vediamo. Cosa? C'è il cameraman che dà dei suggerimenti. Mandžukić. Ah, brava, lo sapeva, brava. Grazie mille, stra preparata, cioè. È una delle più preparate, erano domande facili però, eh. Vabbè, però brava, complimenti. Grazie. Seconda domanda, rapidissima. Spiegami la regola del fuorigioco. Allora, il fuorigioco è quando l'attaccante della squadra avversaria supera la linea difensiva dell'altra squadra mentre va verso la porta a tirare. Aspetta però, manca un passaggio. Quando la palla è ancora in volo, cioè quando la palla non è ancora arrivata, una roba del genere. Quando parte la palla, una roba così. Secondo te è giusto o è sbagliato? Giustissimo. Ti fidi della tua amica? Mi fido. Dai. Se l'hai cavata, dai. Devo spiegarla meglio però. No, ma se l'hai cavata, dai. Vabbè, diciamo a queste ragazze come compito delle vacanze di andare a ripassare un po' gli almanacchi della Juventus, le regole del calcio e niente, vi salutiamo, grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao. Grazie. Prego. Ciao. Ciao.